Iniziamo di solito la chiamata parlando di cose magari serie, ma come va? E poi passiamo alle bambine, i compiti, e poi dopo cominciamo, non so, ci ritroviamo improvvisamente e io sono lì che canto tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più. Insomma, canzoni di tutte le mie cantanti preferite e lei viceversa mi racconta tutto. Questo abbiamo cercato di fare oggi, sappiamo che questo è un periodo molto difficile, lo viviamo con voi e come voi, però volevamo davvero starvi vicini e festeggiare con voi i nostri 4 anni di Laura e Paola, perché siete stati voi ad averci permesso di farlo, ad aver fatto venire quest'idea di metterci insieme al grande Bibi Ballandi e poi alla Rai. Bibi Ballandi è stato un uomo eccezionale, lo Sì, vogliamo ricordare, assolutamente sì. meraviglioso. Che ha significato tanto per tantissimi artisti, per tante persone che fanno questo mestiere, è stato meraviglioso. È vero. E adesso, insomma, volevamo salutarvi, mandarvi baci, abbracci. Un grande abbraccio a chi è in casa, quindi tutti. Voglio sperare chi ha intenzione di uscire non lo faccia. Se potete, ricordiamo che dove bisogna stare in casa perché così ne usciremo prima e perché si possono salvare delle vite, pensate, senza fare niente, solo restando in casa. Limitare il contagio e salvare delle vite è una cosa importantissima, quindi vi consigliamo di farlo. Io sono molto contenta che Laura abbia fatto, perché ha fatto tutto lei, ha aperto il mio profilo. Però sono tanto felice di essere qua e di avere la possibilità di chiacchierare con voi, con questa personaggia che frequento ormai da un po' Questa di tempo, psycho. questa psycho. Volevamo anche mandare, prima di chiudere, un bacio a tutti i medici, gli infermieri e le persone che stanno in prima linea in questo momento Rischiano occupandosi. ogni giorno. Esatto. E che rischiano per noi e che ci stanno proteggendo e difendendo, li ringraziamo. Grazie con tutto il cuore e sosteniamoli come possiamo. Sappiamo come sostenerli in ogni Assolutamente. modo.